Greta Thunberg è qui a pochi metri da noi a Torino e sicuramente il 2019 è stato l'anno nella quale ha potuto esprimere il suo potenziale di sollecitazione di consapevolezza tra i giovani. Quindi ha fatto forse qualcosa di più che sensibilizzarci sulla diminuzione del consumo di plastica, che è solo uno dei grandi problemi ambientali che abbiamo. Ovviamente Greta si batte soprattutto per il clima, soprattutto per la riduzione delle emissioni di CO2. Io direi Mettiamo tutto in un grande paniere di consapevolezza eh, culturale sul problema climatico e ambientale. Eh, sono tutti problemi che conosciamo da 40 anni, ma fanno fatica a entrare nella nostra quotidianità. Ben venga l'interesse dei giovani per occuparsi di ambiente, la plastica è uno dei modi con cui farlo, cioè cercare di ridurre la nostra produzione di plastica soprattutto da imballaggi che poi diventa un rifiuto, ma c'è molto di più che dobbiamo fare, ricordarci che la sostenibilità è un problema che coinvolge tutte le nostre attività quotidiane.